gazebo del Veneto è preso d'assalto, devo dire che quanto mai la gente vi è vicina, ovunque sia nata e ovunque abiti. Sicuramente io credo che il Veneto sia comunque una dimostrazione che se un popolo vuole veramente la libertà scende in piazza e la ottiene. Domenica scorsa in piazza San Marco eravamo più di 3.000, nemmeno la Digos ci ha fermato, quindi eravamo tanti e quando il popolo si riunisce è tanto, comanda lui. Vogliamo governare le nostre terre? Scendiamo in piazza, facciamo come hanno fatto i veneti, i veneziani a San Marco domenica scorsa, festeggiando il patrono di San Marco, che è il patrono del Veneto, non solo di Venezia, va bene? Tutti ci devono imitare, in questo modo libereremo il nord. Indipendenza, se la vogliamo siamo noi che decidiamo, scendiamo in piazza e la otteniamo. Viva San Marco, viva il Veneto libero, viva il nord libero. Fratelli padani, benvenuti a Pontina! Quest'anno abbiamo di Pontina, ci ha fatto anticipare il nostro tradizionale raduno da 1 a 3 giorni di manifestazione, di battiti e concerti. Cambiano i modi, cambiano i tempi, rappresenta il simbolo della riscossa dei popoli padani sottomessi. Per voi, lo fa per noi, lo fa per la Lega. Grazie, è splendido vedervi da qua, fra poco ci comincia. Il gazebo di terra insubre la cultura, l'identità ancora una volta. Ma noi siamo un'associazione che anche con patrocinio di enti prestigiosi porta avanti un discorso di cultura, storia locale fin dal 1996. Ovviamente siamo dove la gente ha bisogno di avere un riferimento e quindi siamo anche qui a Pontida. Portiamo avanti, ripeto, tutto ciò che è cultura vera, cultura locale, cultura dei popoli contro la globalizzazione e i processi di sradicamento dell'uomo moderno. Chiaramente noi ci sentiamo europeisti, ci sentiamo i più europeisti contro un'Europa che in realtà non rispetta se stessa, non rispetta le sue radici, non rispetta i suoi popoli. Per cui essere qui a dire ci siamo anche noi, vogliamo un'Europa vera, un'Europa che nasca dal basso, è soprattutto il nostro impegno, che è l'impegno di sempre, che è voler dire un'Europa rispettosa della civiltà, ripeto, dei popoli, di un mondo che qualcuno vorrebbe sotterrare per farci diventare tutti consumatori appiattiti. Andrea Rognoni, una Pontida molto particolare questa, molto sentita in un momento delicato e importante. Quanto è importante la cultura in questo momento? Beh, molto importante, tra l'altro per la prima volta quest'anno tutte le associazioni culturali sono una assieme all'altra per dare proprio questa immagine sulla cultura. La cultura che non è soltanto padana perché è aperta a tanti spunti, a tanti stimoli, però rimane questo zoccolo identitario che è fondamentale, lo si vede proprio dai libri che vengono qui proposti a vari livelli, dalla storia alle tradizioni eccetera. Quindi io penso che la cultura continui a rimanere la spina dorsale della nostra proposta alternativa al sistema, ecco, questo deve essere chiaro. Quindi quello che noi offriamo anche è la volontà di andare verso la gente, non andiamo nei salotti televisivi, ma siamo sempre presenti in mezzo a chi chiede veramente la vera cultura. Là, quel gazebo là. Grazie. Oggi è in omaggio. Ah, oggi è in omaggio. Thank you very much. Grazie.
Direttore, oggi la Padania gratis con l'inserto, vedo un grande successo questa iniziativa. Sì, la Padania di oggi è una Padania dedicata a questo raduno, siamo a 25 anni dalla prima Pontida, abbiamo allora voluto omaggiare la storia della Lega con un album fotografico che racconta questi nostri primi 25 anni e sulla Padania di oggi un'intervista esclusiva a Marie Le Pen e ovviamente il nostro gioco dell'Oca dedicato alla moneta unica, all'euro. Il giornale va a Ruba, ce ne congratuliamo, ringraziamo i nostri lettori e ringraziamo anche Matteo Salvini che ogni giorno ricorda di comprare il quotidiano La Padania. Noi in Veneto il posto per i posti di lavoro per altri cittadini non abbiamo. È bene ricordare che questi 80 euro pane e autonomia. Ed è la volontà di dire che noi abbiamo le scatole qui. Venite a far vedere qual è la battaglia della Lega per il futuro, facciamo vedere che il 25 maggio si sceglie per loro, qua davanti, qua insieme a me. Il 25 maggio la battaglia della Lega è per loro che hanno 2, 3, 4, 5 anni, tutti gli altri sono il vecchio, noi abbiamo il nuovo, abbiamo questi sorrisi, abbiamo questi bimbi, abbiamo le mamme, non i genitori uno o due, abbiamo le mamme e il papà, lasciamoli a Bruxelles, i genitori uno o due, a Pontida, in Padania, in Italia ci sono mamme e papà. La famiglia, e io sono orgoglioso di essere un membro di questa famiglia, dove sono quella mamma e quel papà? Fategli sentire l'abbraccio di un popolo che va al di là dei simboli di partito, va al di là delle polemiche politiche. Vittoria oggi è qua, come qua il fiore, come sono qua tutti coloro che non ci sono più. E quindi grazie a voi perché siamo una bellissima comunità.